C'è un integratore che nessuno prende, che è una vera e propria bomba atomica. Oltretutto ha un buon sapore, visto che sa di zucchero e tra le altre cose costa pure poco. Di cosa sto parlando? Della glicina, un aminoacido non essenziale che, come vedremo in questo video, però è veramente essenziale per un sacco di cose. Rimanete fino alla fine perché vedremo quanta glicina bisogna prendere secondo gli studi più aggiornati e quando prenderla. Per adesso vi anticipo che io sto già integrando la glicina, personalmente prendo questa di bulk, vi lascio il link in descrizione. Iniziamo con il dire che la glicina è un aminoacido. Gli aminoacidi sono i mattoni fondamentali delle proteine e sono classificati come essenziali o non essenziali in base alla capacità del nostro corpo di produrli da solo o di doverli ottenere attraverso la dieta. Gli aminoacidi non essenziali sono quelli che il nostro corpo può produrre in autonomia utilizzando altre sostanze nutritive che trova all'interno di quello che mangiamo. La glicina è una di queste, il nostro corpo la produce autonomamente. C'è un problema però, diversi studi che vi lascio in descrizione hanno dimostrato come il nostro corpo non produce abbastanza glicina, cosa che porta ad avere diversi deficit, tra cui per esempio una scarsa produzione di collagene. Scarsa produzione di collagene che si traduce in un invecchiamento precoce della pelle con tanto di rughe e macchie. Ne avevo parlato anche nel video dove ho integrato il collagene per 3 mesi. Ve lo lascio in descrizione se ve lo siete perso. Se volete evitare l'invecchiamento precoce della pelle, la glicina va integrata. La glicina però non è solamente un mattoncino del collagene che serve per evitare le rughe. In realtà è anche uno degli ingredienti principali del glutatione, una molecola antiossidante che ci protegge dai radicali liberi e dalle sostanze dannose presenti nell'ambiente. Il glutatione, inoltre, è in grado di riparare il DNA danneggiato, cosa che previene l'insorgere di malattie genetiche. Ma come funziona questa magia? La glicina fornisce l'azoto necessario per la produzione della cisteina, un altro aminoacido che fa parte del glutatione. Insieme alla cisteina e all'acido glutammico, la glicina forma questa supermolecola che ci aiuta a difenderci dalle aggressioni esterne. Volete un sistema immunitario forte e protetto dagli agenti negativi esterni dell'ambiente? Integrate la glicina. Un'altra cosa che migliora la glicina è il sonno. Inutile dire quanto il sonno sia importante per la salute. La glicina sembra agire sul sistema nervoso centrale, aumentando l'attività di quei neuroni che promuovono il sonno e il rilassamento e riducendo invece l'attività di quei neuroni che causano l'eccitazione. Un altro meccanismo attraverso il quale la glicina potrebbe influenzare il sonno è legato al fatto che questo aminoacido è un precursore del neurotrasmettitore serotonina, che a sua volta viene convertito in melatonina, l'ormone del sonno. Insomma, per farla breve, uno studio ha dimostrato che ingerire 3 grammi di glicina un'ora prima di andare a letto non solo migliora il sonno, ma fa anche in modo che riusciamo ad addormentarci prima. Non è finita qui, maschietti! Venite qua vicino. Integrare la glicina fa aumentare il testosterone. Diversi studi hanno dimostrato che se volete aumentare la vostra virilità, la glicina è un alleato perfetto. Un aumento del testosterone però non vi rende solo più virili. Il testosterone infatti è molto importante per la rigenerazione delle cellule, soprattutto durante il sonno. Quindi la combo sonno migliore, testosterone più alto che si ottiene integrando la glicina è veramente un life goal. Se siete arrivati fino qui, probabilmente vi sarete convinti ad integrare la glicina. Quando, ma soprattutto quanta ne dobbiamo prendere? Secondo questo libro, che raccoglie tutti gli studi possibili e immaginabili su collagene e glicina, l'ideale è assumerne almeno 12 grammi al giorno, divisa in porzioni da 3 grammi la mattina, a pranzo, pomeriggio e sera, un'ora prima di andare a dormire, come abbiamo visto prima. Se come me assumete già il collagene, potete saltare una delle porzioni, visto che all'interno del collagene la glicina è comunque già presente. Io la mattina non la prendo quasi mai la glicina, perché faccio il digiuno intermittente, ma appena arrivo in ufficio metto 3 grammi all'interno di ogni borraccia che bevo.
vivo. Tra l'altro, su questa borraccia smart ci ho fatto un video, recuperatelo se non l'avete visto perché è davvero fichissima. Se vi state chiedendo, oddio, ma sarà pericoloso assumere la glicina? Sembra proprio di no. Sempre nel libro vengono citati degli studi dove sono stati somministrati 80 grammi al giorno di glicina a degli umani e questo non ha causato nessun effetto collaterale. Come detto all'inizio, costa poco, è buona perché sa di zucchero, inoltre è un potente anti-aging. Life goal. Vi lascio in descrizione la glicina che prendo io di bulk. Non fatemi sapere se ha funzionato sulla vostra virilità, grazie, non mi interessa, ma fatemi sapere se vi ha fatto dormire meglio. Su di me è il primo effetto che ho notato. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi voglio bene.